Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Dunque, siamo qui per il FIFA pronostico di Fiorentina Juventus. E allora andiamo subito a mettere giù la formazione. E allora non gioca Khedira, quindi adesso sostituirò Khedira. Ovviamente devo arrivarci. Perché... Allora, oh, ok. E secondo Allegri, dunque, non essendoci neanche oggi Khedira, penso che giocherà Bentancur, quindi credo che il centrocampo sarà questo. L'attacco sicuramente al 90% è questo. Non gioca Alessandro. Allora, secondo me la soluzione più probabile che metterà in campo Allegri per questa partita è De Sciglio a sinistra e Cancelo a destra. Quindi proviamo questo schema, ovviamente a sentire ovviamente Allegri. Questa dovrebbe essere la formazione. E dunque iniziamo dunque il nostro FIFA pronostico di Fiorentina Juventus. Dai su. Ok. Adesso cominciamo. Ovviamente vedete lo stadio Artemio Franchi. Pierluigi Pardo e Stefano Oh, Nava sono pronti, c'è scritto siamo Stadio pronti per Classico, raccontarvi la ovviamente, ma sfida che sta è per l'Artemio cominciare. Franchi, Speriamo sia una ovviamente, per volta quanto riguarda la ritirata in tempi Fiorentina. davvero, Pier. È iniziata dunque. È di nuovo il E momento di una vediamo, sfida insomma. fra Fiorentina e Vi Juventus, uno ricordo a dei tutti confronti più caldi che l'appuntamento possa su offrire il panorama Twitch, tra un calcistico po' mi italiano. sposto, Di andrò a fare una sicuro diretta Diolo proprio venerdì vorranno fare pomeriggio, bella se non figura l'avete assieme a visto, quello che i stiamo parlando tifosi del venerdì tengono prima della molto. partita, Questa rivalità è la nostra venerdì fonte, pomeriggio si basa intorno anche alle su 2 e alcuni mezza 3 trasferimenti farò una eccellenti, bella soprattutto quello live di su Roberto Twitch dove Baggio farò con una, il suo sempre passato riguardante Torino. Fiorentina Juventus, una cosa un po' Queste simpatica, sono le giocherò scelte 3 partite, dell'allenatore della adso ve lo posso Fiorentina. svelare, Si schierano in campo col 3 4-3-3, modulo partite con decisamente prossimo al le tre perimetro. maglie Due diverse attaccanti di dei tre Fiorentina punti Juve, girano quindi presumibilmente larghi, c'è il passo ai piedi, il è il gol, pallone intanto gol della rimbalza. Juve, gol della Juve con Mandzukic. Mandzukic, il guerriero, Mandzukic! ragazzi, non perde un colpo. Ed è dunque 1-0, Splendido Bel gol, gol bella iniziale con azione il di pallone indirizzato Bentancur qua. sulla E destra del portiere Mandzukic che è finito poi in 4 fondo a della una rete. grande rete. Si riparte con la 1-0, Juve solo in 6 minuti vantaggio nel eppure frattempo. Juve avanti. Per Piazza. tutti chi non lo conosce, non lo sapesse, sto giocando Gerson. a modalità Cercare campione. il buco della difesa Non avversaria. leggenda perché ancora non sono in grado, ma campione. E niente. Prova a correre Insomma, sono appena Cristiano che iniziato da ammette il suo poco. fascio. Palla lunga per Mandzukic Mandzukic. tiro cross, peccato. E poi Ronaldo che Prova la va a conclusione tirare. Cristiano. Ricordiamo che adesso da quando FIFA farò molte più live, proprio giocando, sia su YouTube che su Twitch. Quindi magari su Attenzione al Twitch porterò tiro. anche altri giochi, non solo FIFA, Corner mentre per su la Juve, YouTube arrivano i c'è la saltatori. carriera allenatore che andrà avanti, ovviamente. Piano piano, poco Occhio ai per corpi volta, piani. ovviamente. Quando sfazzo, Cristiano gol della Juve, Ronaldo. intanto. Quello che mi auguro Ed è rete. È succeda arrivato domani, in cioè gol porta di calcio Ronaldo, d'angolo, la che ogni fondamentale volta che segna importanza delle Ronaldo situazioni da palla inattiva. c'è Grandi un'esaltazione studi, grande pazzesca. preparazione, grandi schemi, gli episodi sono tutto nel calcio. Mamma mia, Pirlo anche a FIFA rimostra salta il tantissimo. crollo Tra l'altro non ha pedale del ancora segnato realizzatore, nella ruba realtà col di tempo il testa difensore Ronaldo. avversario, Magari è la Sakà. volta buona. Buono il calcio d'angolo battuto dalla destra, È la volta buona che probabilmente frutto succeda. di uno Certo schema che provato in trovarsi allenamento. 2-0 al Hanno quattordicesimo a raddoppiato, adesso Firenze, sono diciamo avanti che 2-0. è forse una delle cose più ottimistiche che... Cioè, magari assolutamente, no? Bentancur. Matuidi Ma ho dei seri arriva dubbi che avanti, prova succeda. avanti, Mandzukic, tiro Cristiano deviato, parla senza nessun problema La con il Font. portiere. Però Palla niente, nuovamente in sto giocando possesso. tranquillo proprio, cioè... Aia, cavolo. Adesso sto a vedere che prendo gol e poi... Si complica tutto. Hanno spezzato bene la trama qui. Insomma ragazzi, primo FIFA dove la Juve non ha buffone, Cerca la sovrapposizione. eh. Quindi Bentancur, sicuramente è strano João perlomeno. Cancelo, attenzione a Dybala, Dybala. Bella palla questa interessante per giocata. Cristiano, Ronaldo! straordinario 3-0. stacco di testa, deviazione di testa perfetta, nulla da fare qui per il portiere, Ragazzi, stacco quando hai incredibile, lascia Ronaldo... scampo al portiere. Sì, di Ronaldo è bellissimo. È bellissimo. Niente più bello dell'amore tranne il sì di Ronaldo. Il sì di Ronaldo è bellissimo. 3-0 dunque, comodo tra È un l'altro. gol questo che li ripaga per tutti i loro sforzi. È L'attaccante è bravo veramente qui a inventarsi imbarazzante la sulla sua superiorità zona con cui sto andando destra e a fare facilmente a segno al segnare. Doppietta di portiere. testa di Non Ronaldo. poteva Qua la subito Font allargare però la partita. ragazzi. No, no, no.
portiere della Fiorentina in questo caso qua. Che cavolo fai a fare un intervento del genere? Comunque 3-0. Che è un po' il sogno di tutti, no? Vedere la Juve una volta 3-0 nel primo tempo, comodo e rilassarsi, ma dubito che sarà così la partita domani, eh. Io lo spero per azzeccare FIFA pronostico, lo spero per me, ma ho dei seri dubbi. Cancelo va a tirare, tiro ribattuto, Mandzukic, bravo Lafon. Bentancur stato fermato dal difensore. Piazza, a proposito, gioca anche domani, dovrebbe giocare Piazza, quindi un po' di strizza ce l'abbiamo addosso, almeno io, perché i gol dell'ex l'anno scorso l'abbiamo purgati, con Quadrado l'abbiamo purgati, non vorrei che prima o poi il gol dell'ex ci purgasse ancora noi. Allora interessante il Dybala. Sto giocando bene, intanto qua Mandzukic, che palla Ronaldo, 4. Tripletta di Ronaldo, ragazzi. Cristiano Ronaldo, giocatore fenomenale. Che giocatore, sì, ma che palla di Mandzukic ci ho messo. Sì, vedete, la Fiorentina sta giocando senza portiere, perché anche qua guardate che sì, ci arrivo, ma si tuffa veramente malissimo. Partita che assume ormai una fisionomia molto precisa. Benassi. Che tra l'altro ho visto le statistiche e vedo Ronaldo che ha fatto 26 tiri nella realtà, cioè è veramente un giocatore che se segnasse le occasioni che ha, veramente potrebbe fare oggettivamente 60 gol tranquilli a campionato, perché ha una catervata di occasioni, di tiri. Allora, 40esimo e 4-0, direi che è troppo ottimistica secondo me questa soluzione, sicuramente ho azzeccato tutto finora io. Credo che sia arrivato poi il momento Pezzella. Comunque di passare anche a campione, ma intanto leggenda, cioè quindi al massimo, però vabbè, adesso vediamo. Cercano spazi. Usti, occhio alla Fiorentina e Szczęsny blocca. Del portiere. Perdiamo un po' di tempo. Il quarto uomo segnala 2 minuti di recupero. Finisce quel primo tempo. Chiude una prima frazione assolutamente a senso unico. Non c'è partita. Fino a questo. Insomma, 10 tiri in porta 1, insomma, direi che abbondantemente se è partita abbondantemente vedremo se sarà a senso unico dominata, Pjanic. Aia, il pallone con un intervento facile. Bravo qui il difensore che legge. Ustio, bene che cavolata pallone. Stavo facendo. E insomma, se state vedendo questo video appena è stato appena caricato, vuol dire che fate ancora in tempo ad andare sul canale Twitch di Fuori Rosa TV per vedere le tre partite con le tre maglie, praticamente lo speciale pre Fiorentina Juve, che l'ha imparata di Szczęsny. Ehi, fallo qua. No, che parata ha fatto Piero, pazzesco, da rivedere. E bella questa azione della Fiorentina, che sta giocando meglio nel secondo tempo e va a sbagliare un gol clamoroso. Una parata d'applausi, non era facile da lì. Ci sarà una sostituzione. Ah, ma è stato credo deviato da Szczęsny. Occhio al pallone in mezzo. E ancora, stavolta Chiellini sulla linea. Spazza via. Cristiano Ronaldo. Tanto qua le statistiche di Ronaldo. Sta dando un saggio ennesimo della sua immensa classe. Era sicuramente tra gli osservati speciali. Szczęsny esce un po' così così. Sui gol fatti, si capisce perché. Un vero e proprio incubo. Piazza che tira male, che si è spenta abbondantemente sul fondo, i compagni lo rimproverano ed esce Piazza, tra l'altro entra Sirittero. Non so se gioca Piazza domani nella Fiorentina, se qualcuno poi lo sa può scrivere nei commenti, credo di sì. La giocata profonda per Cristiano Ronaldo. Grande palla per Ronaldo, intanto attenzione Ronaldo, ancora Ronaldo, gran parata di Lafon, occasione per ammazzare ancora di più la partita. Vista dentro, mamma mia, ha compiuto un vero e proprio miracolo per impedire al pallone di entrare. Perdiamo un po' di tempo intanto.
Rimessa battuta male. Pallone regalato agli avversari. Tutto malissimo. Tanto c'ho le cuffie qua che si sono mosse. Tero. C'è campo per andare. Usti, bella palla questa, bella azione qua. Però no, Mandzukic, che errore, mannaggia. Hanno recuperato palla nella zona mediana del campo. È stato fermato dal difensore. Altro errore. Bravo Bonucci, poi lancio fuori misura. Efficace il difensore che intercetta il lancio e recupera palla. I tifosi di casa sembrano ammutoliti. Palla fuori per me, 71esimo. Sono stati inferiori in ogni zona del campo, non sono riusciti a opporre un'adeguata resistenza. Ha recuperato il pallone senza difficoltà. Gran palla in mezzo. Pallone tranquillamente. Nel tempo meglio la Fiorentina, meglio, ma superiorità comunque racimolata più che altro nel primo tempo. Secondo sto sbagliando tanto, ma ci sta. C'è un fischio. Calcio di punizione. Cos'è? Per la Fiorentina. Cos'è? Perché? Soprattutto perché il mega schermo mi dava due gol della Fiorentina. Dava 4-2 per la Juve. È impazzito il mega schermo. Boh, mi ha dato un fallo che non ho capito che fallo fosse, però vabbè. Mandzukic, enorme, questa palla per Ronaldo che ha ancora energie, prova il pallone dentro, ma facilmente preda dei giocatori della Viola che però alla fine me la riconsegnano. Cancelo, prova un tiro, deviato la Font, gran parata questa, poi Ronaldo ritira la Font, poi Dybala la gira fuori. C'era solo la potenza in questo tiro, mira completamente sballata. E la Font di colpo è diventato un portierone. La colpita però davvero male, Bravo Blaise Matuidi. Giocatore che quest'anno è veramente fondamentale. Attenzione a Dybala ancora, Dybala dentro verso Ronaldo, anticipato. Alla spazzata via. Viene chiuso. È stata una partita a senso unico. Uragano Ronaldo. Che questo finale possa cambiare la storia. De Sciglio. Lasciano la manovra agli avversari. La gira per Matuidi. Matuidi, Mandzukic, Betancourt. Dybala cerca il tiro piazzato, facile per la Font. Ma è finita la partita. Bravo Matuidi ancora con le ultime energie. Mandzukic, apertura per Ronaldo. Ronaldo prova a tagliare il gioco. Buona chiusura della Fiorentina. Ed è finita qua. 4-0 dunque il FIFA pronostico. Finisce qui. Partita abbondantemente dominata. La rete. Pronti via di Mario Mandzukic, poi tripletta di Cristiano Ronaldo che si porta via il pallone, come vedete. E dunque FIFA pronostico termina qui. Per chi stesse vedendo ancora questo video di venerdì, collegatevi su Twitch, tra poco parte la live. Per chi invece non l'ha vista, andate su Twitch per vedere la registrazione della live. Io vi ringrazio e vi do appuntamento con i prossimi video del canale. Ciao.